Ed eccoci tornati nuovamente a San Severo, siamo nei pressi dell'ospedale Teresa Masselli Mascia. Purtroppo, nonostante i diversi solleciti ancora dalle istituzioni, non abbiamo avuto alcuna risposta. Intanto siamo carenti di personale, il personale non ha, quel poco personale che c'è, non ha gli ausili necessari, ossia mascherine, guanti, eccetera, eccetera. Ma la cosa più bella di tutte è che con quasi totale certezza c'è una macchinazione alle spalle dove i ben pensanti Emiliano, Piazzolla, Miglio e compagni, e nel dire compagni si intende tutto e il contrario di tutto, vogliono evidentemente attendere la campagna elettorale per racimolare lì per lì qualche voto e poi magari dopo la campagna elettorale dare il ben servito e fare qui lungo le degenze e ambulatori. Nella parte vecchia fare l'università, avranno sistemato i loro amici e gli amici dei loro amici e nel frattempo la sanità andrà a farsi benedire. Noi pretendiamo risposte certe. Se non ricordo male, l'ultimo decreto di nostra conoscenza è quello che diceva che il 30 aprile doveva chiudere ostetricia e ginecologia. Non abbiamo avuto la risposta, stanno continuando, ma non abbiamo le risposte certe. Quindi egregio Emiliano, Piazzolla, amici e amici degli amici e compagnia cantante, risposte certe. Se così non sarà, ci vedremo costretti ad adire alla Procura della Repubblica perché sia tutelata la salute, ma soprattutto i cittadini e le nostre dignità personali e collettive come comunità.